Ben arrivati, vi stavamo aspettando. Sul sipario il sogno comincia. Un grande viaggio sulle ali della fantasia per il giovane pubblico presente al Teatro Curci di Barletta in occasione di uno spettacolo davvero speciale. Di scena per il Teatro Senza Barriere, La Chiappa Sogni della Compagnia Teatro Nuovo, regia Marco De Fazio. Uno spettacolo in cui a dominare poesia, danza, arte, musiche, ma anche tanto divertimento, che ha coinvolto, oltre ad artisti speciali, anche lo stesso pubblico presente, che si è lasciato trasportare in un magico mondo dei sogni dove l'arte si trasforma in emozione. Il Teatro Senza Barriere, ancora una volta realizzato con l'integrazione di ragazzi diversamente abili. L'obiettivo non solo la crescita della persona nella sua globalità cognitivo-affettiva e sociale, ma anche nella valorizzazione delle persone nella loro specificità e originalità. Un lavoro davvero spettacolare, quello di Sergio Alessandro, Francesca Parisi, Fiammetta, Arianna Spinazzola, Ruggero Di Miccoli, Gaia Vitobello, Nicola Tupputi, dei musici Giuseppe Piazzolla e Paolo Ormas, hairstylist Ivan Mennea, grafica e scenografia di Francesca Romana Iacono, fotografia Davide Alfarano. Una squadra unica, affiatata, che ha regalato sogni e speranze, sensibilizzando la società civile tutta a fare altrettanto. Allo spettacolo presente anche il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella. Io credo che questa sia una delle esperienze più belle, appunto, più significative, dove la solidarietà incontra la cultura, incontra la formazione scolastica, incontra il sentire collettivo. Questo è un esempio che dal Teatro di Barletta può uscire fuori, può parlare alla città, ma io credo anche oltre la città. Bullismo! E quest'anno un valore aggiunto nello spettacolo, La Chiappa Sogni. Innanzitutto il bullismo, una tematica attuale che nelle scuole viene molto affrontata, unito anche ai diversamente abili, in questo caso all'integrazione tra un diversamente abile e alla barriera. Noi pensiamo che in questi giorni qua al Teatro Curci stiamo togliendo tutte le barriere. E le barriere noi stamattina cosa abbiamo fatto? Le abbiamo, Michele? Le abbiamo tolte. Sì, le abbiamo tolte. E poi cos'altro abbiamo raccontato oggi? Che il sogno che cos'è? Una magia? Una magia che si realizza. E questa magia che si realizza è fatta da Ruggero, che salutiamo, e saluta anche tutti quanti loro. Salve a tutti. Ma ti è piaciuto entrare nel mondo della Chiappa Sogni? Molto, anche perché oggi si è realizzato uno dei miei sogni più grandi, cioè stare con loro. E poi, Arianna, ti è piaciuto entrare nella magia del mondo della Chiappa Sogni? Tantissimo, anche perché loro sono bravissimi, sono stata contenta di stare con loro. Perché, Alessandro, il teatro è senza...